Siamo qui con Silvano Masala, coordinatore e responsabile del settore giovanile dell'Audax Algherese. Una nuova stagione sta per iniziare. Certo, sta per iniziare una nuova stagione. Sposato con l'Audax un progetto e stiamo cercando di portarlo avanti. Iniziamo. L'Audax è una squadra che storicamente si appoggia a un settore giovanile sempre piuttosto attivo. Quali sono le vostre squadre in questa stagione? In che categorie i ragazzi dell'Audax disputeranno il campionato? Allora, la cosa più importante sono gli allievi regionali e la juniores provinciale, giovanissimi provinciali e poi tutto dagli esordienti, pulcini, micro e minimicro. Sono previste anche delle leve per vedere nuovi ragazzi? Certo, sono previste anche delle leve e per delle leve da inserire nel settore giovanile per alimentare la prima squadra. Una squadra che vediamo, quest'anno giocherà in seconda categoria, una categoria a forte identità algherese, visto che ci saranno molte squadre tra nobili decadute e squadre di limitrofe. Ci saranno molti derby quest'anno. Quindi una grossa occasione per i ragazzi della città? Beh certo, per i ragazzi di Alghero in particolar modo e anche per da quelli che arrivano dall'Interland. Prima squadra dell'Audax che disputerà il campionato di seconda categoria, ma l'Audax c'è in tante categorie e non solo nel calcio 11. Allora, intanto l'Audax ha un settore giovanile molto ampio, parte dalla juniores fino ad arrivare ai minimi. E non solo, ha anche il calcio a 5. Quindi siamo coperti in tutte le fasce e in tutte le categorie. Un settore giovanile piuttosto ampio, con te chi collaborerà? Ci sono diverse figure che partecipano. Abbiamo la juniores, il mister Nando Correggio, agli allievi e Prigognano, ai giovanissimi e Marco Doro. Gli esordienti siamo un attimino in stand by con delle persone. Ai pulcini ci abbiamo Pino Meloni con Dimitro, Marco Lillo. Dopodiché ci stiamo avvalendo anche della collaborazione di figure come preparatori atletici e ancora non sono entrati all'interno della società, ma a breve, anche perché siamo in fase di ristrutturazione di tutto il settore giovanile. Dai nomi farei capire che avete puntato molto su persone che hanno già giocato a calcio, quindi non è il classico settore giovanile dove quando manca qualcuno va in panchina un genitore. È prima di tutto Nando Correggio, che ha anche già allenato delle prime squadre. Sì, certo. Nando Correggio ha l'esperienza con la Gente Santa Maria La Palma, dopodiché con l'Alghero, ha allenato gli allievi regionali con la Mercedes e altre realtà. Se un genitore volesse portare il proprio figlio a provare con l'Audax, a chi si deve rivolgere e dove? Si deve rivolgere lì presso la nostra struttura centrale che abbiamo, che è il Don Bosco, in via Vittorio Emanuele, e si deve rivolgere a me. C'è anche un numero di telefono, un'email da dare? Sì, 331-365-5504. Allora, diamo appuntamento a tutti i giovani che vogliono provare a giocare a calcio e a quelli che già lo fanno al Don Bosco con l'Audax Algherese.